Lo sviluppo di Dragon's Dogma 2 sembra procedere abbastanza spedito. Le voci che circolano in rete parlano di una pubblicazione prevista per il 2022 e, nonostante manchi ancora l'annuncio ufficiale, appare ormai chiaro che potremo tornare nel mondo di Gransys già in questa generazione. Per ingannare l'attesa abbiamo quindi deciso di ripensare al primo capitolo per immaginare insieme a voi quale migliorie vorremmo nel nuovo episodio. Anche se poteva contare su tanti dialoghi tra i personaggi, la storia del primo Dragon's Dogma era poco più di un pretesto. Certo, il fulcro del titolo di Capcom non era tanto la storia principale, quanto l'esplorazione e la caccia ai mostri, ma ci piacerebbe comunque una trama più profonda e articolata, con situazioni avvincenti anche nelle missioni facoltative. Da questo punto di vista, gli abitanti del mondo di gioco dovrebbero essere resi più credibili, così da donare maggiore vitalità all'ambientazione. Routine comportamentali varie e sensate in particolare potrebbero infondere loro una certa personalità e arricchire il tessuto narrativo. Speriamo anche in una maggiore varietà e una cura per i dettagli di un già buono editor del personaggio che potrebbe puntare ad ampliare la scelta di armature, vestiti e aspetto dei pawn. Questi compagni del party controllati dall'intelligenza artificiale appartengono a una strana razza sintetica che ha lo scopo di servire il protagonista e nel primo capitolo erano selezionabili tra una miriade di personaggi da reclutare nel mondo di gioco o via internet. L'uso di una speciale pietra permetteva infatti di entrare in una dimensione online persistente, adibita a vero e proprio mercato delle pedine da condividere con gli altri utenti. Il loro design era però piuttosto blando e variegato, ecco perché avere più oggetti per personalizzarli sarebbe davvero molto gradito. Oltre alle scelte estetiche, per le pedine era possibile selezionare anche una classe tra 9 disponibili e il carattere che aveva reali conseguenze sul campo di battaglia. Un combattente impavido, per esempio, si buttava a capofitto nella battaglia, mentre uno stratega studiava da dietro le linee e i punti deboli del nemico per poi attaccarlo al momento più opportuno. Nel secondo capitolo vorremmo ritrovare anche questi aspetti interessanti, ma con più opzioni e un miglior bilanciamento generale del loro rapporto con l'equipaggiamento e della distribuzione delle abilità. Anche le vaste ambientazioni di Gransys meriterebbero maggiore varietà, con un bestiario più ampio che eviti un eccessivo riciclo di determinate creature. Il primo Dragon's Dogma infatti aveva l'abitudine di riutilizzare certi mostri con varianti poco originali che avevano movimenti e comportamenti ripresi dalle loro controparti di livello inferiore. Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, Dragon's Dogma puntava su un sistema di combattimento intenso e fisico e ridimensionava l'importanza degli elementi da gioco di ruolo, presenti ma mai invasivi. Un elemento cardine delle meccaniche era la possibilità di associare le mosse speciali acquistabili nei negozi ai tasti del pad, così da rendere gli scontri simili a quelli di un gigantesco ed elaborato hack and slash. Un sistema che risultava molto appagante soprattutto grazie a una fisica ben elaborata capace di dare la giusta pesantezza ai colpi. Saltare in groppa ai nemici più grandi, cercare di colpire i loro punti deboli, interagire con i compagni per attuare strategie efficaci, sono tutti aspetti che vorremmo rivedere anche nel seguito, ma in chiave più elaborata. Le rifiniture dovrebbero quindi concentrarsi su ambiti come l'intelligenza artificiale, spesso discutibile nel gioco originale. Ci piacerebbe avere anche un inventario più facile da navigare e meglio strutturato, che riduca i passaggi necessari per accedere alle varie funzioni e opzioni. Infine, sarebbe interessante vedere una sorta di modalità cooperativa, dove due Arisen, accompagnati dalle rispettive pedine base, potrebbero unirsi per razziare dungeon e affrontare i mostri più rari. Voi cosa ne pensate? Quali caratteristiche vorreste in Dragon's Dogma 2? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato il video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.